occasione per dare all'Italia quel piano di infrastrutture che mancano, è così o ho capito male? Assolutamente così. Noi abbiamo la necessità di recuperare un gap che abbiamo nei confronti di altri Stati membri, in modo particolare la Spagna, la Francia e la Germania, proprio sul piano infrastrutturale, che ci possa permettere di competere maggiormente. Bisogna tenere presente che noi oggi abbiamo 12 miliardi di costi in più rispetto a questi paesi e perdiamo complessivamente, non solo per il comparto agricolo, ma su tutti i settori produttivi, diciamo così, 70 miliardi di possibili esportazioni che a causa appunto dei maggior costi non vengono nel nostro paese, ma preferiscono, diciamo così, approdare in paesi come la Spagna, soprattutto nel comparto ortofrutticolo. Allora, di fronte a tutto questo, l'esigenza di avere una strategia sul piano infrastrutturale che parta dal sud e ci colleghi al nord dell'Europa, partendo da tutto il sistema su rotaia, quindi non solo i passeggeri in alta velocità, ma anche il trasporto merci, con l'interconnessione, con i porti che saranno il mare, le vere autostrade del futuro, sì. E anche tutto il sistema cargo diventa per noi fondamentale. Senta, mi pare che poi lei peraltro ha partecipato, no, ai famosi stati generali anche. No, quello che le voglio chiedere è se lei dovesse indicare, ecco, proprio anche per semplificare i discorsi che facciamo, per renderli più concreti, se lei dovesse indicare tre priorità a proposito di infrastrutture, quali sono le tre priorità dal suo punto di vista? Sicuramente l'interconnessione fra quello che è il sistema ferroviario con i porti, che purtroppo oggi nel nostro paese, nei porti principali, non è ancora assolutamente collegato, e questo ci porta a tutta una serie di inefficienze, come dicevamo precedentemente, ma soprattutto avere un asse che attraversi tutto il paese in alta velocità per quanto riguarda il trasporto merci. Il mezzogiorno può essere la vera risorsa per i prossimi anni del paese nel dare opportunità di lavoro e di sviluppo. Noi però dobbiamo creare le condizioni per le quali il mezzogiorno possa essere competitivo. Nello stesso modo anche per quanto riguarda, come dicevamo prima, tutto il sistema portuale, che può essere quello che ci mette in contatto velocemente nel far trasportare le nostre merci via mare, che è una grande opportunità che oggi noi assolutamente non perseguiamo. Basti pensare che per un produttore, un'industria agroalimentare, è più conveniente arrivare dal nord Italia al porto di Rotterdam per far viaggiare le merci piuttosto che andare a Genova. Questo rende benissimo l'idea. Parliamo poi, lei citava Genova, di una Liguria paralizzata o semi-paralizzata, con buona pace del ministro delle infrastrutture De Micheli, per quanto riguarda la movimentazione delle strade viaria, insomma la mobilità viaria. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Peraltro vi ricordo che il 3 agosto c'è l'inaugurazione, legittimamente in pompa magna, credo alla presenza del capo dello Stato, del nuovo viadotto sul Polcevera, no? Al posto del ponte Morandi.